Buongiorno, in questo video andrò a creare un virtualhost per un local server. I virtualhost possono essere utili quando abbiamo intenzione di creare più progetti web sulla stessa macchina. Il local server che utilizzerò in questo video è MAMP. Per prima cosa andiamo ad aprire un terminale. E portiamoci sotto la cartella di MAMP, quindi Applications MAMP, e poi sotto la cartella Conf Apache. File che ci interessa modificare è questo, httpd.conf. Se vogliamo, per sicurezza, possiamo prima creare una copia del file. Andrò a chiamare .back. Quindi ora che ho la copia di sicurezza e ho il mio file, vado a modificare il file httpd.conf. File è abbastanza lungo perché sono 603 linee oltre 20.000 caratteri, anche se per lo più sono dei commenti. Quello che ci interessa cercare è la stringa virtual hosts ed eccola qua. Tanto per renderci conto della posizione dove ci troviamo nel file, facciamo così. E vediamo che si trova alla riga 577 al 97% del file, per cui siamo quasi alla fine. Quello che dobbiamo fare è andare sulla linea dell'include e andare a togliere il diesis che fa in modo che sia un commento. Togliendolo verrà eseguito l'include di questo file, vhosts, che si trova sotto extra. Ora che abbiamo fatto questo, possiamo già andare a salvare e uscire. E questo era il primo file. Il secondo file da modificare si trova sotto la cartella extra. E se andiamo a vedere è questo, httpd. vhosts.conf. Se vogliamo anche di questo possiamo creare una copia di sicurezza. Andrò a chiamare .back anche quest'altra. Quindi ecco qui la nostra copia di sicurezza. Ora andiamo a modificare questo file. Il file non è molto lungo. Eccolo qua, in fondo al file ci sono due esempi di virtualhost che in realtà non sono implementati nella macchina. Non c'era comunque nessun errore perché, essendo commentata nel file che abbiamo visto prima, la linea di configurazione che andava a richiamare questo file, questo vuol dire che questo file non veniva in realtà letto. Quello che dobbiamo andare a fare è andare a inserire qui il nostro virtualhost, però togliamo quello che non ci serve. Quindi andiamo a togliere tutto questo. E direi qui in fondo andiamo ad inserire le nostre linee di configurazione. Quindi scriviamo virtual host, asterisco perché non ci interessa l'indirizzo, va bene qualsiasi indirizzo, e qui dobbiamo decidere quale porta utilizzare. Per la porta da utilizzare poi dovremo fare un piccolo discorsetto a parte dopo. Io ho deciso di utilizzare la porta 8801.
vediamo il tag. Ok, ora qua in mezzo dovremo andare a inserire document root, cioè la cartella dove si trova il nostro progetto. Io lo andrò a mettere in applications mount htdocs, quindi la cartella standard di mount per i progetti, e poi dovrò ancora andarlo a creare. Creerò una cartella website one. Se nel nome della cartella ci fosse stato qualche spazio vuoto, avremmo dovuto inserirlo fra doppi apici. Ora dobbiamo andare a indicare il server name, cioè come vogliamo chiamare il nostro server. Lo chiamerò US1, website 1. E questo è il nome che poi andremo a inserire nella barra dell'indirizzo del browser. Ora dobbiamo anche indicargli che vogliamo mettere in ascolto questa porta, la 8801. Quindi scriviamo listen 8801, e con questo, in questo file, abbiamo finito. Ora, il discorsetto che dicevamo per quanto riguarda la porta che scegliamo, dobbiamo fare in modo di scegliere una porta che non sia già in utilizzo da un altro servizio. Come facciamo a sapere se già è in utilizzo o no? Utilizziamo il comando netstat con le opzioni A, N, F, net, grep, e qua indichiamo punto la porta che ci interessa. Facciamo un esempio, la porta 80. Porta 80, vediamo qui che già è in utilizzo, listen. Facciamo un altro esempio, la 8888, in questo momento non è in utilizzo, però io so che la 8888 è dentro presente nel file di configurazione di MAMP, per cui quando lo avvieremo in realtà dopo questa verrà utilizzata, e dopo ve lo farò vedere. La porta che ho scelto, l'8801, sempre la numerazione dell'88, in questo momento è libera. Ora, terzo e ultimo file che dobbiamo andare a modificare si trova sotto la cartella private etc, ed è questo, hosts. Però per questo c'è un problema. Se noi andiamo a vedere i permessi del file hosts, vediamo che il proprietario è root e che gli altri utenti hanno permesso solamente di lettura, per cui se tentassimo di modificare questo file ci verrebbe negato il permesso. Per poterlo modificare dobbiamo allora utilizzare il comando sudo per avere i permessi di root, e poi facciamo vim hosts. Ci chiede la password di amministrazione, essendo che il mio è un utente di amministratore posso inserire la mia password. Ora, il file è piccolino, si compone per lo più di linee di commenti e poi solamente tre linee di configurazione. Quello che dobbiamo fare è andare a inserire qua sotto 127.0.0.1 allineo il nome del nostro server che abbiamo deciso, il server name, che era US1. Con questo abbiamo già finito di modificare questo file, quindi possiamo
salvare e uscire. Ora, quello che dobbiamo fare adesso è la prova del 9. Quindi apriamo MAMP, in questo momento il server è spento, avviamolo. Pallino verde, Apache server, per cui dovrebbe essere tutto a posto. Adesso facciamo il test nel browser. Per cui apriamo il browser e proviamo a scrivere US1, la porta era 8801 e ci dà not found. Se proviamo a scrivere un'altra porta, per esempio 8802, ci dà un messaggio di errore diverso, impossibile raggiungere il sito. Per cui già vediamo che la porta 8801 e la 02 vengono trattate in modo diverso. Torniamo alla 01. Ci dice che l'URL richiesto non è stato trovato. Questo perché non lo abbiamo ancora effettivamente creato. Quindi torniamo di nuovo nel terminale e andiamo a creare non tanto un sito web. Per la prova ci interessa solamente una qualsiasi pagina di test per vedere se viene o no richiamata e visualizzata. Per cui andiamo in Applications, MAMP, htdocs, vediamo che ci sono già dei progetti, però dobbiamo creare website one, quindi facciamo così, la creiamo. E creiamo al suo interno anche una pagina qualsiasi di prova. La chiamerò index.html. Qua possiamo fare una qualsiasi cosa, non è che stiamo creando un sito in questo momento. Quindi scriverò magari un titolo H1 e scrivo "This is my website one into my local server map with virtual host US1". Chiudiamo il tag e già così abbiamo qualcosa da visualizzare, per cui salviamo, vediamo, ecco, index.html è stato creato. Se adesso torniamo nel browser e rinfreschiamo la pagina, vediamo che stavolta viene richiamata, per cui funziona. Scriviamo qui 02, ci dà invece lo stesso messaggio di errore di prima perché la porta 8802 non è in ascolto. Se vogliamo vedere, qua abbiamo anche il local host impostato su 8888 dal file di configurazione httpd.conf, e questo mi va a vedere la cartella htdocs, nel quale non c'è nessun index, per cui mi visualizzo invece l'indice delle cartelle. E qui posso comunque entrare in website one ed ecco che viene visualizzato. Quindi non vanno in conflitto, è questo che volevo far vedere, che le due sono due porte diverse, per cui non vanno in conflitto localhost con US1 che ho appena creato. Se torniamo nel terminale e facciamo netstat
AMF.rep.8888. Vediamo che è in ascolto perché prima non lo era, adesso sì, perché è stato avviato da MAMP. Quando abbiamo avviato MAMP è stato messo in ascolto questa porta, come pure è stata messa in ascolto la porta 8801, ed eccola qua, 8801. Adesso sono entrambi in ascolto. Ora, essendo che abbiamo avviato un local server, possiamo anche creare un file PHP. Proviamo, lo chiamiamo per esempio test.php. E qui creiamo un piccolissimo codice giusto per provare. Così. Scriviamo per esempio echo magari facciamo, che ne so, title php test title, e poi ci mettiamo pure Hello World, IAM PHP. E chiudiamo il tag. Salviamo, usciamo e andiamo a vedere funziona da US1 porto 8801. Allora, se facciamo così, abbiamo index.html. Se vogliamo avviare test.php, lo scriviamo, eccolo qua, ha cambiato il titolo del tab e ha inserito Hello World IAM PHP. Così pure se andassimo in localhost 8888, mettiamo un website 1 e poi da qua abbiamo test.php. ecco qua. Quindi abbiamo visto che tutto funziona, che niente va in conflitto. Direi che con questo possiamo dire che abbiamo fatto il tutto in modo abbastanza semplice, e quindi meglio di così non si poteva. Un saluto a tutti, alla prossima.